Ciao popolo del gaming e affezionati della clinica. Le uscite di agosto sono tantissime e le ho per queste divise più o meno per genere. Parleremo di 13 di questi, di cui potete trovare le date di uscita a fianco del titolo e se cercate un titolo nello specifico, potete guardare tra i segnalibri nella barra di scorrimento del video. Ad agosto potremo scegliere di combattere con i nostri amici in Wasteland 3, un gioco di ruolo isometrico ambientato in un Colorado post-apocalittico e ghiacciato. Con noi al comando di una squadra di operatori, per la prima volta con la possibilità di giocare in co-op multiplayer. Aspettiamoci un sacco di dialoghi, combattimenti tattici a turni e una storia che vede fazioni di pazzi in guerra combattere per il controllo della regione. La sua storia è un sequel diretto di Wasteland 2 del 2014. In Baldur's Gate 3, la trama epica mette in luce antagonisti psionici come i Mind Flayer, mentre accenna l'importanza futura di diavoli ed altri malvagi della classica ambientazione D&D. Nel trailer, i personaggi principali sono in fuga appunto dal Mind Flayer, un alieno con il volto da Kraken e poteri psichici, con il debole per divorare il cervello di altre creature senzienti. Il mostro li ha infettati con i suoi girini parassitari, i quali finiranno per consumare le loro menti e trasformarli a loro volta in nuovi mostri. Prepariamoci dunque ad avventurarci nelle caverne di Underdark per trovare un modo di rimuovere i parassiti, così da sconfiggere il Mind Flayer e tutte le altre creature che minacciano il nostro mondo. Windbound è un promettente RPG survival ambientato su un arcipelago esotico e inesplorato, chiamato Isole Proibite, in cui vestiremo i panni della guerriera sopravvissuta ad un tremendo naufragio, Kara. Avremo dunque come obiettivo principale la sopravvivenza, ma senza risultare il solito simulatore di violenza sugli alberi, potendo esplorare diverse isole per le risorse, spostandosi tra loro tramite una zattera che potrà essere upgradata fino a diventare una vera e propria imbarcazione, enigmi ambientali, progetti di costruzioni da trovare, combattimenti oppure solo fermarsi ad ammirare la fauna selvatica e gli stupendi paesaggi diversi per ogni isola. Final Fantasy Crystal Chronicles è un gioco di ruolo d'azione in cui un gruppo di avventurieri chiamati Crystal Caravans intraprende un epico viaggio alla ricerca di un prezioso eroe liquido chiamato Mir, necessario per mantenere i cristalli che proteggono il mondo dal mortale La grafica è stata ovviamente migliorata e l'avventura ampliata con nuove battaglie contro boss mai visti, armi da impugnare, varianti di aspetto del personaggio e molto altro. Giocabile in singolo o fino a 3 giocatori pre-made in modalità cooperativa online, oppure tramite il matchmaking se volete conoscere nuovi amici grazie al cross-platform, con Switch, PlayStation 4, iOS e Android. Prepariamoci dunque ad una nuova avventura con la nostra carovana in terre che pullulano di meraviglie e pericoli. Infinite Combat è ambientato in un regno fantastico, in cui gli dei hanno limitato i loro poteri divini in cerca di eccitazione e di sperimentare le difficoltà del mondo inferiore. Per interagire con gli umani, ogni divinità ha creato una famiglia, che è un gruppo a cui gli avventurieri possono unirsi per socializzare e sostenersi a vicenda prima di addentrarsi nel pericolo dei labirinti chiamati dungeon. Il gameplay è un mix emozionante tra dungeon crawling con elementi classici di gioco di ruolo e una storia in stile graphic novel, tra cui eventi tratti dalla prima stagione dell'omonimo anime più nuovi contenuti mai visti. Oltre all'ampia modalità storia, i giocatori saranno in grado inoltre di mettere alla prova la propria abilità in dungeon extra generati proceduralmente e scoprire di più sugli altri personaggi durante vari eventi. Hellbound offre l'azione sparatutto hardcore ispirata agli anni 90, omaggiando Doom e Quake. Si svolge all'inferno come intuibile dal titolo, descritto dagli sviluppatori come un luogo, un tempo sacro che ora ospita mali indicibili, dove ci attende la carneficina del loro disegno e dei loro piani. Giocheremo dunque nei panni di un ragazzo corpulento chiamato Helgor, sanguinario combattente armato fino ai denti, sfidando 7 livelli di campagna, 4 arene di sopravvivenza, 8 classi di nemici, sbloccando armi, potenziamenti e molti altri segreti. Serious Sam 4 è uno sparatutto in prima persona, originariamente con il nome di Serious Sam 4 Planet Pedes e prequel di Serious Sam 3 BFE. Con nemici di ritorno, tra cui l'Headless Kamikaze, Behead Rocketeer, Clear, Scrapjack e Whirlpool, a cui si uniscono nuovi invasori alieni e campi di battaglia brulicanti di migliaia di nemici, per gentile concessione del nuovo sistema Legion che permette di gestire moltitudini di unità senza appesantire il gioco e il computer, promettendo fight apocalittici. Immergiti in una serie di sfide ridicole e percorsi a ostacoli selvaggi con 100 concorrenti personalizzabili in modalità online, sia competitiva che cooperativa a squadre. Divertiti ad osservare con gioia i tuoi compagni e avversari piegarsi in modi stupidi e rimbalzare e colpire il terreno in esilaranti fallimenti, basati sulla fisica comica e ridicola di questo gioco. Lascia la tua dignità e preparati ad un clamoroso fallimento nella tua ricerca della sopravvivenza durante i turni,
fino ad arrivare alla vittoria finale in Fall Guys Ultimate Knockdown. Project Cars 3 introduce auto più personalizzabili e disponibili per correre su 140 circuiti globali in un gioco che offre cicli di 24 ore, varie stagioni ed effetti meteorologici. La modalità carriera è stata ricostruita con l'intelligenza artificiale migliorata, diventando così successore spirituale della serie Need for Speed Shift, anch'essa sviluppata da Slightly Mad Studio. A differenza dei suoi predecessori, questo gioco non prevede l'usura degli pneumatici o l'esaurimento del carburante, non sono quindi previsti pit stop. Includerà inoltre una modalità multiplayer molto curata e supporterà la realtà virtuale su PC. Troy è la prima voce della serie pluripremiata a concentrarsi sul leggendario conflitto ventennale tra i regni di Troia e la Grecia micenea, ora conosciuta come Guerra di Troia, sullo sfondo suggestivo del Mediterraneo dell'età del bronzo. Combinando l'esclusiva miscela di Total War, di gestione dell'impero a turni e spettacolari battaglie in tempo reale, Troy esplora questo epico conflitto sia dal punto di vista greco che da quello troiano, rimuovendo gli strati di mito e leggenda per rivelare la realtà di ciò che potrebbe averli ispirati. Gioca nei panni di uno degli 8 eroi famosi e combatti per conquistare o proteggere il leggendario Regno di Troia. Immortal Realms Vampire War è un gioco single player ambientato nel mondo di Nemair. È suddiviso in 12 missioni di campagna, con ogni gruppo di livelli guidato da un signore di vampiri, tra cui Dracul, Nosferus e Moroia. Queste missioni dovrebbero essere 4 volte più grandi di quelle realizzate in precedenza, con in aggiunta una modalità personalizzata, un'opzione sandbox e vari altri modi di poter giocare. Scully è un platform 3D, con protagonista non altro che un teschio, che rotola e salta per attraversare il mondo che lo circonda, ovvero un'isola idilliaca e disabitata, governata da una famiglia di spiriti elementali che hanno iniziato a litigare tra loro. Per evitare che il conflitto sfugga di mano e distrugga questo paradiso, uno degli elementali crea Scully, un teschio animato pieno di fango, sperando che con il suo aiuto possa pianare le cose con i suoi fratelli e riportare la pace nella sua isola, tra sfide di percorsi tortuosi, platforming, nemici da sconfiggere e upgrade magici con cui potenziarci. Legend of Eternal è un gioco di azione e avventura 2D per giocatore singolo, in cui esploreremo splendide ambientazioni realizzate a mano, risolveremo enigmi e combatteremo creature ostili per scoprire la verità sulla scomparsa dei nostri genitori. Ispirandosi a Zelda, mira a riportare una sensazione di nostalgia, con 5 dungeon avvincenti, oltre 30 creature, un sistema di progressione del personaggio e una colonna sonora melodica. Legend of Eternal ha tutto per incantare i fan dei giochi di avventura e azioni 2D, con elementi narrativi e di gioco moderni. Anche questo video è finito. Io ragazzi vi ringrazio per averlo guardato fino alla fine. Se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale e se non l'avete ancora fatto attivate la campanella per rimanere aggiornati con tutte le novità dal mondo del gaming. Io sono Doc Kane e vi aspetto con il prossimo episodio di nuove uscite.